Ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video haul. Preparatevi e mettetevi comode perché sarà uno dei video haul più fighi e succulenti che abbiate mai visto, perché mi sono arrivate tantissime cose nuove. Ho acquistato in queste settimane tantissime cose nuove e non vedevo l'ora di farvele vedere. Vi farò vedere alcune cose che mi sono arrivate anche da un sito che è NAKD Fashion, così vi faccio anche una piccola recensione e vi dico che se secondo me ne vale la pena o meno. Insomma, accessori, occhiali, orecchini, di tutto e di più. Ma prima di iniziare mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando il tasto subscribe qui sotto per non perdere tutti i prossimi video. Attivatevi il campanellino delle notifiche, ma soprattutto andate a vedere tutti i miei look sulla mia pagina Instagram, che è Elisabetta_Pistoni, e di tutto trovate i riferimenti nell'info box, come troverete i riferimenti anche di tutte le cose che vi farò vedere in questo video. Detto questo, iniziamo subito. Dunque, come vi anticipavo prima, vi faccio vedere prima di tutto delle cose che mi sono arrivate dal sito NAKD, che è un sito che vende accessori e abbigliamento online di qualità media, non altissima, e ci sono alcune cose che mi sono piaciute, altre che non mi sono piaciute. Una delle prime cose che veramente ho adorato è questo vestito qui, che è un vestito perfetto secondo me per la primavera estate, la fantasia floreale, è una fantasia che va tantissimo. Io questo l'ho abbinato con una borsetta di Chanel e un paio di décolleté. Avete visto la foto su Instagram, che insomma, se vi siete perse, ve la metto qui di fianco. E mi piace la qualità perché comunque è buona, è un vestito che comunque rimane molto fresco perché sopra è un po' trasparentino e ha questa bella gonna importante che scende, a me arriva sopra il ginocchio. E nulla, mi è piaciuto tanto. Di questo c'erano tantissime altre fantasie nel sito, quindi se vi piace o cercate un vestito come questo, vi lascio il riferimento nell'info box. Tra l'altro, di tutti i vestiti che vi faccio vedere di NAKD ci sarà un link, o meglio un codice sconto che potete utilizzare nel caso voleste acquistare qualcosina con, appunto, risparmiando qualche euro. Un altro capo must che mi è piaciuto tantissimo di NAKD è questa magliettina. Ha delle maniche pazzesche, arriva sopra l'ombelico, o almeno a me, a livello dell'ombelico, quindi secondo me questo tipo di maglietta va abbinata con un paio di pantaloni o gonna a vita alta. Con una maglia del genere sinceramente prediligo i pantaloni oppure i jeans, e anche questa mi è piaciuta davvero molto. La qualità è buona ed era tantissimo che cercavo una magliettina con i volant così, quindi se ne cercate una simile la trovate appunto sul sito di NAKD. Mi sono arrivati poi un paio di pantaloni, anche questi li cercavo da tanto, ho cercato proprio di acquistare delle cose che davvero mi mancavano, e sono dei pantaloni beige, che è un colore che va benissimo per l'estate, a vita molto alta, che scendono un po' a campana e hanno questo bel fiocco da legare appunto in vita. Secondo me questi sono molto belli da abbinare con una maglietta bianca anche molto semplice, oppure una camicetta, e l'abbinamento beige e bianco è un abbinamento che davvero per l'estate secondo me è perfetto. Ero alla ricerca poi di un completo blazer più pantaloni, e devo dire che sono ancora alla ricerca, però ve li faccio vedere appunto perché vi faccio una recensione e voglio segnalarvi. Nel sito ci sono un sacco di blazer di questo tipo, io l'ho ordinato rosa e questa sorta di piede pull che è molto bello. Io di tutto quanto ho ordinato una Europa 36, che corrisponde all'italiana 40, per tutti i vestiti che vi ho fatto vedere. Questi, che sono una 36, vestono davvero enorme, vestono grandissimo, grandissimo, quindi se decidete di acquistarli, costano poco, acquistate una taglia in meno. Se siete una 40, prendete una 38, cioè una 34, anche se devo dire che di questi potete trovare di meglio, perché la qualità non è per niente eccezionale, quindi se volete risparmiare, se vi serve assolutamente un capo di questo tipo, di questo colore, di questo modello, non lo trovate da nessuna parte, e NAKD può essere una buona soluzione. Però secondo me potete trovare di meglio, magari anche su ASOS, però insomma io ve li segnalo che nel sito ci sono questi, quindi questi così così. Mi è poi arrivato un abitino molto grazioso ed è un colore questo che cercavo da tantissimo, perché va questo colore qui, il colore glicine, sono colori che vanno molto, andranno molto quest'estate, e questo è molto semplice, carino, nulla di che, la qualità è buona, anche questo di NAKD, e
E nulla, questo invece è carino, ve lo consiglio. Vi faccio poi vedere, parlando di cose bianche, due bluse, due maglie che ho acquistato da Zara, che mi sono piaciute davvero tanto. Quest'anno vanno tantissimo di moda i bottoni. Io quindi ho preso da Zara questa maglia qui, con le maniche un po' sbuffo. Io tutto quello che ha le maniche sbuffo o che rende le spalle un po' più così decise mi piace molto. Questa qui l'ho pagata 25 euro 19, insomma sui 20 euro, e davvero è perfetta. Io penso che un capo di questo tipo, ci sono anche tanti vestiti di questo tipo, saranno dei capi must have da utilizzare da qui fino a settembre, anche ottobre. Da Zara poi un altro must have per coloro che come me sono amanti delle perle sono queste magliettine qui, semplici, che vanno anche qui, arrivano anche queste, arrivano più o meno all'ombelico, ci sono così, ci sono nere, ci sono con le perline sia nel collo sia nelle spalle. Vengono, non ricordo se no, 10 o 14 euro, forse 14 euro, e anche questa è un must per i miei look, perché la mettete un po' con tutto. Vi faccio vedere poi tre arrivi di Sheinside, anche qui il tema bottoni continua. Questo è un bellissimo bollo color verde khaki, veste molto bene. Questo qui di Sheinside non ha una qualità eccezionale perché c'è alcuni filetti che pendono, però le spedizioni arrivano in pochissimo con Sheinside, arrivano in meno di una settimana, pagate poco, non ci sono tanti costi di spedizione, potete spesso trovare dei coupon. Io spesso ho ordinato cose su Sheinside, questo me l'hanno regalato invece. E anche questo appunto ottimo, cioè davvero sono rimasta super soddisfatta, a parte appunto la qualità non eccezionale, però cercavo proprio un modello così. Da Zara ce ne sono di simili così, però costano, quelli belli che ho visto, 39-40 euro, a volte anche di più. Questo invece mi sembra sui 15-20 euro, ve lo portate a casa. E poi sempre da Sheinside tema bottoni, questo qui che ancora devo sfruttare perché lo vedo più per il mare, è un color rosa pesca molto tenue, e di nuovo è niente di che da dire, è molto simile a quello di prima, però appunto il mood bottoni, vestiti con bottoni, bluse con bottoni, non si può non avere questa stagione. Parliamo un po' di accessori adesso, perché ho acquistato davvero tantissimi accessori. Quest'anno vanno di moda le fasce, i cerchietti, e quindi io vi faccio subito vedere un acquisto che ho fatto da Stradivarius per poco meno di 8 euro, ed è questa fascia che adesso con questo look non c'entra assolutamente nulla, ma è un cerchietto in realtà che sembra una fascia per capelli, con un bel paio di orecchini importanti, una blusa off shoulders, secondo me sta benissimo. Da Stradivarius queste fasce barra cerchietti le trovate per appunto pochissimi soldi, e ci sono tantissime fantasie. Sempre parlando di accessori, desideravo tantissimo un paio di occhiali da sole da utilizzare così d'estate per fare qualche scatto, per andare al mare o anche per stare in città, degli occhiali un po' grandini in stile Celine, e ho acquistato questi qui da H&M, che sono un po' grandi, sì, sono un po' vamp, però secondo me con dei bei look, con un blazer con lo short corto, non lo so, mi immagino con un top un po' scollato, con un bel tacco, secondo me sono molto fighi. E questi qui appunto li trovate da H&M, li ho pagati 9 euro 10 euro. Ho acquistato poi un paio di orecchini, adesso sapete che vanno ancora di moda, cioè vanno ancora di moda, vanno tantissimo di moda tutte le cose con la paglia, con la raffia, a partire dalle borse rotonde. Io sto ancora cercando la borsa di paglia top che mi piace, buon rapporto qualità prezzo, quindi ancora non l'ho acquistata. Appena la trovo vi farò un nuovo video haul o ve la farò vedere su Instagram, però per il momento tema paglia, raffia, ho acquistato sempre da Stradivarius questi orecchini qui che hanno sopra le perle e sotto questi cerchi con la paglia, con la raffia, che secondo me sono molto 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 carini e sfruttabili con tantissimi look diversi. Ho poi acquistato da Zara invece un paio di orecchini ad anello, un po' grandini, questi secondo me sono belli per l'estate, per la spiaggia, non li sto utilizzando per la città. Però questi qui erano nello stesso set, che costava 12 euro, di questi altri orecchini qui, c'erano venduti assieme. Questi qui sono meravigliosi, appena li ho visti ho detto no, devo assolutamente averceli. Ed è una forma molto particolare da utilizzare anche tutti i giorni, da un tocco in più a un look molto semplice.
Infine, grande acquisto del mese, e davvero è una scarpa che io strauso, uso e strauso e adoro. Vi faccio vedere subito di cosa sto parlando. Eccoli qua, ci sono ricaduta. Sapete che questo a fine inverno avevo acquistato i mocassini di Gucci neri, quelli classici, sono degli evergreen, secondo me che non passeranno mai di moda. Ho voluto prendere la versione estiva e sono questi qui, color un rosa bellissimo. Niente, li adoro, sono delle scarpe comodissime, sono delle scarpe che usi e strausi. Ogni tanto mi concedo qualche regalino un po' più costoso, ma davvero penso che siano tra le poche cose, tra virgolette, di luxury, high fashion che io consiglio, e non mi pento assolutamente di comprare, di investire su questi pezzi, perché sono dei mocassini, sono belli, sono alla moda, impreziosiscono qualsiasi tipo di look, sono eccezionali, li adoro e non vedo l'ora di fare un sacco di look con questi qui, che sono arrivati tra l'altro ieri, quindi sono nuove di zecca, ancora li devo indossare. Compensiamo con un altro paio di scarpe assolutamente low cost, invece queste sono queste scarpe qui di Zara, che potete acquistare da Zara per 15 o 20 euro, e queste qua o le ami o le odi, però appena ho visto il colore, appena ho visto i fiocchetti, ho detto no, per qualche look un po' più Alice in Wonderland le devo avere. L'unica cosa che i fiocchi, cioè le scarpe erano vendute con dei fiocchi enormi, esageratamente grandi, e io le ho fatte rimpicciolire dalla sarta, cioè le ho fatte praticamente piegare dentro in modo che la misura dei fiocchi adesso è un attimino più gestibile, fattibile. E queste ci sono anche in nero, quindi insomma, da Zara trovate sempre delle scarpe low cost, buone, carine, che appunto potete sfruttare tutta la stagione e sono anche comode. Ragazzi, il video è finito, spero tanto che vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto per il vostro shopping. Come vi anticipavo prima, trovate tutti i link sotto nell'info box, mi raccomando, passate a vedere i look indossati nella mia galleria Instagram, trovate anche di quella il link nell'info box. Vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!